Allora, il tuo primo ricordo legato alla danza. Una sala molto piccola, un linoleum in terra, duro, un insegnante, una maestra, anziana, tra 8 e 3 fagioni, ottantenne, quindi una dimensione molto bella, legata all'antico, legata a qualcosa che scoprivo per la prima volta, sensazione estremamente forte come origine. Se dovessi scegliere tre passi Tre per... passi? Sì, tre passi di danza, quali sceglieresti? Forse il passo ancora non esiste, vorrei assaporare nuovamente il primo passo, per esempio. Non ho che degli passi prediletti, certo, tutto quello che è orizzontale sento che fa parte un po' della mia indole, quindi orizzontalità, piano orizzontale. Gli arti che vanno orizzontalmente, in alcuni codici sono stati definiti come the round, Ok, allora una musica, una colonna sonora, un suono, una canzone, che per te è particolarmente significativa. eccetera. Addirittura una canzone che per me è particolarmente Un suono, una significativa. musica, quello che preferisci. Il suono potrebbe essere il suono di un treno? Dans le film de Ozu, il y a toujours un train, come diceva Wim Wenders nel film dedicato a Yoshihiro Ozu, e si sente passare un treno in lontananza. Certo, il treno deve essere associato ad una campagna aperta, probabilmente ad un fiume, e quindi il passaggio di un treno su un ponte. E le canzoni, o il suono, la musica, insomma, sono moltissime, alcune mi chiamano proprio, ovviamente dico una cosa molto da me frequentata, le variazioni Goldberg, che le ascolto da più di 30 anni, ma anche Foxtrot dei Genesis e così via, oppure alcune canzoni o brani degli Aria con Demetrio Stratos. Adesso puoi scegliere qualcuno con cui ti piacerebbe danzare. Chi sceglieresti? Sei te.